Tarantism is an ancient therapeutic ritual whose origins are unknown, which, until the 1970s, was still in use in Salento. It was studied by the famous anthropologist Ernesto De Martino. Women who became unbalanced or who suffered from depression or hysteria healed themselves using sounds, colors, and music. These women were called tarantate because they thought they had been bitten by an extremely poisonous spider, commonly known as the taranta, identified in folk tradition as the tarantula. They would dance for days on end until they collapsed. This practice seems to have been based on the principle of bioenergy, where bodily stress creates a psychophysical imbalance, which is then harmonized by a specific type of music with an insistent, frenzied rhythm. Ha un collegamento con il discorso reichiano della bioenergetica, della terapia bioenergetica. La sua finalità è il passaggio di una energia bloccata ad una energia libera. Anthropologists, psychotherapists, eyewitnesses, and musicians study this phenomenon. A phenomenon born from popular culture, which at the beginning of the new millennium still retains its fascination. Il suonatore, con la sua disponibilità umana di aiutare l'altro, riesce col suono, con la vibrazione, ad accedere a un canale preferenziale in cui si intrufola. E una volta che è dentro, immette una sua vibrazione, appunto personale, che armonizza la persona che soffre. L'idea dell'armonia fra le varie parti è tipica di molte medicine, per esempio orientali, ma anche di medicine africane. Cioè questa idea è anche della medicina greca antica. Quindi, anche se noi lo aggiorniamo oggi sul terreno scientifico, e più che di armonia possiamo parlare di riequilibri fra le diverse funzioni corporee, eccetera, sempre di armonia si tratta, e soprattutto dell'idea che la struttura di personalità, gli avvenimenti psichici, la dinamica della soggettività sono parte integrante di un benessere che non è solo psichico, ma è del corpo nel suo insieme, e quindi tutto funziona come sistema. Io penso che la tarantola sia un pretesto che l'individuo metteva in atto per giustificare il suo comportamento e dare il via, dare il là ad un processo terapeutico. La tarantola è un animale considerato velenoso, quindi il morso era l'aggancio per liberare i veleni che la persona ha dentro di sé. Veleni che fanno parte del bagaglio della propria mente. Per cui la terapia dei tarantati non la considero una terapia causale, ma una terapia sintomatica. Tant'è vero che molti di questi tarantati ripetevano la terapia una volta all'anno. Nowadays this practice no longer exists, but psychophysical problems remain. Tarantism is, therefore, no longer visible. However, difficulties in confronting life have remained, and institutional therapeutic answers to the problems are not always capable of solving them. So, what has happened to the tarantati of the third millennium? In the Western world, more and more people are turning to alternative methods to help preserve their physical and emotional equilibrium. Methods which use rhythm and dance, calling upon the body's innate ability to respond to music. These methods range from Osho's dynamic meditation to Gabrielle Roth's five rhythms to music therapy. Vinco
incontrare se stessi, magari incontrare il proprio male, qualcosa che ci avvicina, io credo, ad una scuola di pensiero molto recente, che riconosce, per esempio, non so, l'efficacia della musicoterapia, che riconosce l'efficacia della meditazione, della riflessione. Sta di fatto che credo che in ogni tempo e in ogni forma di civiltà noi incontriamo queste forme che possono apparire strane, ma che poi analizzate ti danno questa risposta, cioè un modo per trovare in se stessi la medicina. In recent years, the pizzica, a type of dance that stems from Tarantism, has been danced in piazzas all over Italy, a type of music therapy that still holds within it the energy necessary to dance rhythms of life and to help people to connect.